Buonasera a tutti, siamo abbastanza in orario, qualche minuto di ritardo, benvenuti, grazie per la presenza. Beh, la prima cosa che devo fare è presentarmi. Fabrizio Benente, archeologo, questa è la cosa importante di professione, prorettore alla terza missione dell'Università di Genova, che in questi... che stasera farò il moderatore. In questi ultimi 4 anni nella politica, diciamo, nella politica di governance, di attenzione al territorio, nella missione, quella che noi chiamiamo missione culturale, sociale ed economica dell'Università di Genova, che si affianca alla ricerca, si affianca alla formazione, diciamo, io ho il compito un po' di governare e di indirizzare, insieme a tutto uno staff abbastanza ricco che è presente qui stasera, i momenti di incontro, i momenti di divulgazione, i momenti in cui l'università si relaziona al territorio, essenzialmente proponendo le sue linee di ricerca, le sue proposte, e interagendo nel dialogo con tutti i soggetti, dal terzo settore ai cittadini alle amministrazioni. Questo è un po' il motivo per cui 4 anni fa abbiamo deciso di essere partner, partecipi del Festival della Comunicazione, così come lo siamo di altre iniziative, e in qualche modo progressivamente abbiamo deciso di acquisire uno spazio come questo, di presentare in tutto il programma i nostri ricercatori, i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i ricercatori che lavorano a progetti importanti come RISE, che hanno parlato oggi e parleranno domani, in modo che l'università abbia una presenza non solo d'immagine, ma anche di contenuti, di idee e di persone che lavorano quotidianamente non solo a fare didattica, non solo a fare ricerca, ma a interagire con i territori produttivi, con i territori culturali, con i territori sociali. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. Il tema, adesso tra un attimo mi presenterò gli ospiti di questo primo slot di interventi. Il tema di questa sera, o meglio il tema del festival, è il tema della speranza. Questa sera lo decliniamo pensando al territorio ligure e partendo, secondo me, da alcuni dati di base, no? Cioè, se io guardo, o se noi guardiamo l'immagine turistico-televisiva della Liguria, pensate a, non so, agli spot del Festival di Sanremo, agli spot che ogni tanto passano, abbiamo l'immagine di un territorio essenzialmente turistico, costiero, fatto di borghi, al massimo ci sono le Cinque Terre, poi in realtà poi c'è Genova con i rolli, c'è Genova con le sue bellezze, ci sono le città, però questa fetta, questo sottile nastro costiero, noi dobbiamo ricordare che essenzialmente è abitato circa dal 90% del 1.550.000 abitanti della Liguria, ma esiste un 96-97% del territorio che è montano, rurale, che è abitato da molta meno popolazione, che ha una ricchezza di tradizioni, che ha una ricchezza di che è una ricchezza storica, culturale, ambientale, che ha una vocazione produttiva particolare, turistica se vogliamo particolare, economica se vogliamo particolare. E questa sera vogliamo parlare di questo, cioè di come le attività di chi fa ricerca, ma non solo, anche di chi fa gestione, amministrazione e tutela, possono dare speranza a questi territori che hanno una caratteristica. Se uno va a guardare le statistiche, se uno va a guardare Istat, hanno ovviamente la popolazione più anziana della Liguria, il tasso di mortalità più elevato, ma nel contempo il tasso di longevità più elevato. Dare speranza al territorio vuol dire dare speranza al 96-97% del territorio ligure, che ha caratteristiche montane e collinari e non
e non ha le caratteristiche del sottile nastro costiero con le tre pianure più o meno definite, ma Francesco Faccini, che tra poco vi presento, sarà più puntuale di me, che sono essenzialmente quella del Magra, quella di Lavagna, più piccola e stretta, e quella di Albenga. Quindi siamo un territorio con pochissima pianura, con delle valli molto abitate, la Valle Scrivia dal punto di vista demografico, e con una grande città con più di 500.000 abitanti, un terzo degli abitanti della Liguria vive a Genova, e territori più disabitati che hanno bisogno comunque di tutele, di progetti, di idee, di innovazione, di facilitazioni, di una consapevolezza dei cittadini, ma anche di una consapevolezza di chi ci amministra. E questo direi è il punto nodale su cui, di cui parleremo stasera, su cui ci intratterremo e su cui affronteremo problemi con proposte. Allora, coloro che condividono con me il primo talk sono Francesco Faccini, che è un collega e docente di geografia e geomorfologia dell'Università di Genova, poi nell'ordine, anzi con grande maleducazione avrei dovuto dire Giovanna Franco, scusatemi, perdonatemi, Giovanna Franco, collega del Dipartimento di Architettura, ordinario di architettura, con un'attenzione nei suoi progetti di ricerca molto all'aspetto ambientale, all'aspetto degli interventi di restauro e gli interventi di risaramento e progettazione relativi allo spazio rurale o anche collinare. Pierluigi Vinai, presidente di ANCI Liguria, una lunghissima carriera come, posso dire, manager pubblico, comunque amministratore pubblico o protagonista delle politiche del territorio, e Francesco Faccini, di cui parlavo all'inizio. L'ordine degli interventi sarà Francesco Faccini, perché per primo ci devi necessariamente parlare delle caratteristiche del nostro territorio e introdurre alcuni aspetti, poi interverrà Giovanna Franco con alcuni esempi delle potenzialità degli interventi che le strategie innovative, le progettualità innovative possono introdurre in determinati territori, e poi con un impegno molto forte, Pierluigi Vinai, medievista come me, devo dire, di formazione, quindi in questo vado a cogliere uno degli elementi che condividiamo, interverrà invece su come lo scenario politico-amministrativo e la rete dei comuni liguri può intervenire o interviene rispetto ai problemi, alle soluzioni e alle idee che abbiamo su questo territorio. Questo è il primo slot, poi proseguiremo, e quindi invito i presenti a rimanere sul dopo, perché avremo Patrizia Perego, avremo altri colleghi, avremo la Coldiretti, Boeri della Coldiretti, perché non ci basta parlare di questo tipo di situazione solo da un punto di vista geomorfologico, degli interventi architettonici e amministrativi, ma anche capire quali soluzioni innovative la chimica, la ricerca, i progetti scientifici possono portare a chi su questi territori è insediato e fa attività produttive e trasforma continua a considerare la terra come il mezzo del lavoro, il mezzo attraverso il quale si produce il lavoro, si produce l'economia e si dà continuità a questi territori. La serata di stasera è dedicata a questo, è il punto di unione e la speranza che tutte le nostre azioni possono dare a questo territorio. Francesco Faccini. Grazie. Parto. Posso stare in piedi? Vi offendete? Spero di no. Per girare questo, spero che riusciate a vedere le immagini. Non mi ricordo più dove siamo qua, Fabrizio. Non ho mai visto quel posto lì. Allora, il mio contributo, siamo a Nascio, in Val Graveglia. Se da un lato le caratteristiche geologiche della Liguria insieme ai processi meteo-idrologici determinano frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico, per cui ovviamente ne siamo tutti perfettamente a conoscenza, più che mai in questo periodo, ovviamente, in cui stiamo vivendo anche il periodo dell'allerta meteo, però l'aspetto geologico
secondo noi, secondo tutti noi, è straordinario in Liguria e per molti aspetti molto molto sottovalutato. Questo è il Castello della Pietra in Valvolbia, in Parco Antola. Questa è una carta geologica semplicissima, non vi voglio uccidere questa sera, mi basta semplicemente dirvi che più o meno, molto semplificato, a ogni colore che vedete in carta corrisponde una roccia diversa. Quindi da questo punto di vista non deve sorprendere che la nostra regione nel 2009 ha avuto una normativa ad hoc sulla valorizzazione della geodiversità e dei geositi, che sono un'espressione della geodiversità. E quei puntini rossi che vedete sono circa i 100 geositi che fanno parte del catasto regionale dei geositi approvato l'estate scorsa. Geositi che hanno comunque sempre una fortissima correlazione con gli aspetti storico-culturali e paesaggistici. Li vediamo qua in alto a sinistra, ovviamente un omaggio a Camogli, quindi le falesie di San Rocco, le pieghe nei calcari dell'Antola sottostanti l'abitato di San Rocco. In basso a sinistra vedete Realdo su un roccone, siamo nell'Imperiese, e in cui devo dire le immagini si commentano da sole, e sulla destra invece vediamo, ho ripreso l'omaggio a Fabrizio su Nascio, sulla Val Graveglia, sulle connesse attività minerarie che rappresenta ovviamente un aspetto fondamentale storico-culturale. Del resto basta semplicemente fare due passi all'interno dei nostri, nei borghi, nell'entroterra, quelli che con Fabrizio abbiamo cominciato a chiamare geoborghi, borghi a vocazione geologica, per fare effettivamente un po' un passo nelle scienze della terra, nel beni culturali lapidei, nella geologia del costruito, che possiamo vedere nell'immagine ad esempio di sinistra, sono due esempi a Cassagna, sempre nel bacino dell'Entella in Val Graveglia, oppure sulla destra le strade di pietra che ho preso un giorno andando a Rezzo, a Cenova, in comune di Rezzo, siamo nell'Imperiese. Da circa poco più di 10 anni esiste una linea di ricerca che riguarda i paesi abbandonati, li chiamano le ghost cities. E questo è un articolo che ho fatto uno snapshot della copertina del 2023 ed è un primissimo inventario che ha fatto ISPRA sui borghi abbandonati, i borghi fantasma. ISPRA è l'Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale. Ho voluto associare, ci ho un po' studiato, secondo me uno dei più caratteristici borghi fantasma della Liguria, che è quello che vedete sulla destra, che è Balestrino, siamo nel Toiranese. Sede del Carretto, qui c'è tutta la storia che vuoi raccontarvi Fabrizio dal medievale e poi successiva. Interessante, ci hanno girato un film che è quello che vedete in alto a sinistra, col protagonista che, se non mi ricordo male, è quello che ha fatto il film La Mummia. Mi ha colpito una cosa di questo articolo: guardate nell'ambito dei nuclei abbandonati, luoghi abbandonati per regione, qual è la prima regione in Italia, naturalmente con un elenco assolutamente, immagino, ancora preliminare, la Liguria. Quindi pur essendo la regione tra le più piccole d'Italia, ha al 2003 un censimento di almeno 48 borghi fantasma, abbandonati per svariati motivi, prevalentemente per motivi economico-geografici, solo in misura minore per motivi dovuti a rischi geologici. Ne ho portati due, ho selezionati due giusto per darvi un esempio, un'immediata comprensione. Ne ho scelti due relativamente vicini a dove siamo adesso. Questo è il primo, siamo sostanzialmente in Fontanabuona, lungo una delle tante vie del sale che da Pian dei Ratti sale su verso il Monte Ramaceto, ed è Costa di Soglio. Un nucleo molto particolare perché ovviamente riflette la geologia locale, come potrete vedere dalle immagini sulla destra. Il costruito è tutto basato su conci di ardesia, sia sulle murature esterne, sia su muri portanti, sia sul tetto. L'altro borgo che ho selezionato e mi sembrava doveroso e interessante, siamo in Val Bisagno, questa è Canate di Marsiglia. Siamo, anche se siamo in realtà già in comune di Davagna, siamo poco dopo l'abitato di Struppa, e anche qua ci sarebbe da fare una storia lunga, i 1000 gradini per arrivare su in cima al paese, partendo dal fondovalle, l'importanza che ha avuto nella seconda guerra mondiale con la resistenza, era abitato da 250 persone, e forse ci sono anche delle storie precedenti sulle streghe piuttosto che i pirati e così via.
Ritorno sul paesaggio della Liguria per fare un po' di agganci. I colori che vedete sono i vari paesaggi geologici della Liguria, cioè in verde il paesaggio delle rocce verdi, delle fioliti, in giallo il paesaggio dei calcari. Ce n'è uno in particolare però che mi piace, che ho piacere di presentarvi stasera, che è quello che vedete nella carta con quei puntini rossi, cioè tanto per intenderci tutte queste zone qua. È il paesaggio legato alle frane preistoriche, di cui un esempio classico è la fotografia in alto a sinistra che è Santo Stefano d'Aveto. L'uomo ha insediato quasi interamente sui versanti le frane storiche, le frane preistoriche. Perché? Questo è uno estratto dal centro abitato instabile, Atlante dei centri abitati instabili, sono i nuclei abitati su frane preistoriche nella provincia di Genova, praticamente sono quasi tutti su frane preistoriche. Perché l'uomo ha insediato preferenzialmente questi posti? Per tre motivi. Primo, perché in corrispondenza delle frane preistoriche il pendio è molto più dolce, quindi non abbiamo le pendenze che abbiamo sulla roccia. Perché c'è acqua e perché c'è terreno lavorabile. Quindi queste tre condizioni sono state ideali per la scelta degli insediamenti. E ne vediamo tre che avete sulla destra, che sono Retezzo, che puccia i piedi nel lago del Brugneto, ma è tutto sotto controllo, state tranquilli, Pietrafraccia, in basso Masso, a Castiglione Chiavarese. C'è un'altra cosa poi importante: nell'intorno dei centri abitati, sui nostri versanti liguri, sappiamo che ci sono i muri a secco, il paesaggio dei terrazzamenti, è un paesaggio stupendo, ha avuto il suo riconoscimento col patrimonio UNESCO delle Cinque Terre. Qua ho voluto portare nell'immagine di destra dei bei vigneti sui terrazzamenti dell'Ormeasco nel ponente ligure, però i muri a secco sono un'alterazione dei processi naturali, perché l'uomo di fatto ha forzato del sedimento a rimanere lì sul versante con dei muri a secco, e il sistema funziona come? Fin tanto che è manutenuto, cioè gli equilibri idrogeologici sono in qualche modo garantiti. Se invece il territorio viene abbandonato, quindi mancano la regimazione dell'acqua superficiale, la manutenzione costante del territorio, inevitabilmente si innescano dei processi di degrado e di erosione accelerata e conseguentemente di dissesto idrogeologico. Quindi, per riassumere, se io prendo un bacino come potrebbe essere questo, che è un po' diventato l'esempio europeo del dissesto idrogeologico, che è il Bisagno, quindi avete la foce Genova, è tutto un bacino di quasi 100 km quadrati a monte, e lo andiamo a analizzare per quanto riguarda i processi cioè dove l'uomo ha alterato, in particolare guardate le aree verdi. Quelle aree verdi che vedete sono tutte le zone con terrazzamenti. Dove invece vedete quel grigio, guardate tutto l'alto bacino, avete delle zone grigie contornate di rosso. Quelle sono le frane, le paleofrane, le frane preistoriche. Ecco che allora diventa fondamentale, se dobbiamo mantenere gli equilibri idrogeologici di un bacino, non solo concentrarci su quello che è la fascia a valle, cioè la città, ma dobbiamo tenere sotto controllo l'equilibrio di tutto il bacino. Se no, inevitabilmente i processi gravitativi vanno da monte verso valle. Ecco che diventa fondamentale a questo punto il presidio del territorio. E quindi recuperare inevitabilmente non è soltanto un'opportunità socio-economica, è una necessità se vogliamo mantenere il territorio in equilibrio. Questo è uno dei nuclei che forse più di 20 anni fa è stato un po' precursore del recupero dei borghi abbandonati, Borgo di Colletta di Castelbianco. Ovviamente la prima cosa che è necessario fare in questi casi è le infrastrutture e i collegamenti, quindi è nato il primo borgo telematico, andando ovviamente quindi a mettere il ruolo centrale delle persone e trovare la motivazione perché possono tornare sul territorio a riabitare. Quindi diventa fondamentale recuperare quella che è la memoria storica, un motivo di aggregazione delle persone, recuperando magari dalla storia locale. Questa è Bussana Vecchia, che è un esempio abbastanza virtuoso, che è diventato il luogo degli artisti. Ecco che quindi, e concludo sostanzialmente con questa immagine di Buggio nella Val Nervia, vicino
nell'entroterra diciamo di Ventimiglia. Ecco che allora attorno a questi borghi di vocazione geologica, che con Fabrizio abbiamo deciso di chiamare in qualche modo anche geoborghi, si possono effettivamente pensare dei percorsi virtuosi interdisciplinari, non soltanto ovviamente su base geologica ma anche su base storico-culturale, e sul quale poi innescare un processo virtuoso anche di natura socio-economica, privilegiando ovviamente le comunità locali e in questo modo favorendo il recupero del costruito, l'ospitalità diffusa e quant'altro. E per questo ovviamente l'Università di Genova è disponibile per una strategia condivisa interdisciplinare con gli enti locali e con la Regione Liguria. Ho chiuso. Allora, intanto ringrazio Francesco perché ha introdotto le caratteristiche del nostro territorio e mi permetto, prima di lasciare la parola a Giovanna Franco, un passaggio. Tiziano Mannoni, maestro di tutti noi archeologi, ma non solo degli archeologi liguri, anche di molti architetti, tra cui Giovanna e altri, ci ha raccontato una cosa, ci ha raccontato che quando lui negli anni fino agli anni 50, inizio anni 60, cominciava a conoscere archeologicamente il territorio, trovava le tracce degli insediamenti romani in continuità con le paleofrane, esattamente posizionati per scelta strategica su antiche frane, perché costituivano a metà dei versanti i luoghi più adatti per il nuovo insediamento. Quindi la romanizzazione non del fondovalle, ma la romanizzazione dei luoghi che stavano a metà valle, portavano verso l'oltregioco, portavano verso i valichi, aveva scelto per strategia proprio quegli insediamenti perenni. Ecco, introduciamo quello: una volta che sono insediati hanno queste caratteristiche, con micro spostamenti rimangono quelli finché non interviene un fenomeno di abbandono o di degrado che noi dobbiamo necessariamente possiamo provare necessariamente a contrastare. E quindi è anche abbastanza interessante capire le differenze delle scelte dell'uomo tra una scelta di arroccamento dei liguri dell'età del ferro e una scelta invece più legata a uno sviluppo di tipo agrario, di sfruttamento, che hanno i liguri romanizzati, che scelgono quei luoghi dove poi si può anche partire con il vigneto, con l'oliveto, con la coltivazione. Ecco, anche questi aspetti in qualsiasi progetto di fruizione, valorizzazione e ripensamento, ricostruzione dei territori abitati deve tener conto di questo spessore, che è uno spessore storico che riusciamo facilmente a codificare e riusciamo geologicamente a spiegare. A questo punto il passaggio dovrebbe essere il come si interviene, Giovanna, e come si può intervenire con esempi campione in questo tipo di zone, in questo tipo di aree. Giovanna Franco. Grazie, grazie. Metto qui, mi sembra un buon posto. Anche se non sono così alta, mi vedrete lo stesso. Grazie per essere qui, ringrazio il nostro prolettore che ha avuto questa bella idea di mettere insieme competenze diverse su un filone tematico in cui trovo molta continuità, anche di immagini, come vedremo, con chi mi ha preceduto. È una continuità di tematiche, abbiamo avuto una bella introduzione dal prolettore Benente, mi attacco, diciamo, richiamo qualche parola che mi sembra significativa oltre al titolo. La consapevolezza, tu hai parlato di consapevolezza oltre che di speranza naturalmente perché è il tema del festival, e con un titolo diciamo legato anche a temi attuali, parole ormai imprescindibili quali la sostenibilità. Cosa voglio dirvi in questi pochi minuti e quale messaggio voglio portare? Naturalmente sentiremo dal dottor Vinai probabilmente le politiche, le strategie per la rivitalizzazione, riqualificazione, recupero, riuso, ora uso tante parole delle aree interne, ma già l'agenda 2030 indicava alcuni obiettivi per lo sviluppo del
delle aree interne, ne vediamo alcuni, ci sono poi puntini, ce ne sono molti altri. Recuperare le aree interne, rivitalizzarle e riutilizzare i borghi fantasma è una sfida importante, che non può essere risolta soltanto a un livello semplicemente edilizio architettonico, quale quello di cui vi parlerò. Deve essere un livello di sistema, un livello sociale, un livello economico e un livello politico che, a nostro avviso, ha avuto delle esperienze interessanti con i primi alberghi diffusi, ma i borghi fantasma italiani non possono diventare tutti quanti degli alberghi diffusi, cioè è necessario riutilizzare questi territori, è necessario tener conto che nel riutilizzare i territori e nel ricreare forme di presidio ci sono anche delle nuove esigenze che non sono più le esigenze del passato, e che la qualità della vita che si chiede oggi è una qualità migliore rispetto alla vita contadina. Ora io faccio riferimento a Nuto Revelli, mi viene in mente lui, perché per lui la civiltà contadina del dopoguerra rappresentava quello che in Sud Italia hanno rappresentato i Sassi di Matera, ciò che per noi oggi è qualcosa di fantastico. Nella storia sociale e economica di questo paese invece è stato per un certo periodo di tempo un patrimonio da dimenticare, perché l'attore anche di grande povertà. È vero che noi individuiamo dei valori, ma questi valori devono essere condivisi, dobbiamo aumentare la consapevolezza. E allora vi mostro alcuni studi con esiti applicativi, come diceva il prorettore Benente, che abbiamo focalizzato su un parco nazionale, che è quello che tutti voi conoscete, delle Cinque Terre, due parchi regionali, sempre nell'ambito ligure, dove naturalmente, soprattutto da questa immagine, è chiarissimo il rapporto tra costruito, diciamo così, piccolissimi insediamenti, neanche a uso abitativo, naturalmente questi sono prevalentemente a servizio del territorio e modellazione del suolo. Il paesaggio è tutto, ciò che noi percepiamo a livello estetico è fatto di materia, e di materia, di terrazzamenti e di edifici costruiti sopra questi terrazzamenti su cui mi voglio soffermare questa sera. Materia che naturalmente, come già stato detto, è soggetta all'aggressione, aggressione ambientale, ma poi anche degrado, ma poi anche dissesto strutturale, perché se non facciamo più presidio sul territorio, né territorio coltivato agricolo, né naturalmente la costruzione che lo presidia con l'abitazione, se perdiamo la cura e la manutenzione, perdiamo a poco anche le costruzioni. Naturalmente i paesaggi del territorio ligure e dell'entroterra ligure sono molto diversi e le costruzioni sono molto diverse, perché, come ci spiegava il professor Faccini prima, la geologia del territorio è diversa e l'uomo costruiva con le risorse locali, e quindi troviamo pietra a spacco laddove era difficile realizzare la calcinaia per la malta, troviamo edifici intonacati invece dove era più semplice, le forme delle coperture cambiano, le forme dell'insediamento cambia, ed è anche molto affascinante legare gli usi e i modi alle risorse locali, come si dice. Ma torniamo all'abbandono. L'abbandono dei territori rurali è un abbandono che poi appunto provoca degrado, dissesto e crollo. Abbiamo incominciato i nostri interessi, abbiamo, parlo al plurale, perché naturalmente tutti questi studi sono stati condotti insieme al collega Stefano Musso, che per un impegno improvviso non ha potuto essere presente. Abbiamo incominciato parecchi anni fa studiando il Parco Regionale dell'Aveto. In che occasione? Nell'occasione della redazione, diciamo, del piano del parco, dove l'allora direttore desiderava provare a capire se diciamo organizzando degli studi in forma di non tanto manualistica quanto di guida agli interventi, e dando degli incentivi in termini non solo economici ma anche urbanistici ai proprietari che seguissero le modalità da noi indicate, intendeva realizzare un esempio virtuoso, e così è stato. Per me diciamo la virtù di questo primo lavoro, a cui ne sono seguiti altri, è il fatto che tuttora dei privati cittadini proprietari di questi edifici
ci chiedono queste pubblicazioni. Abbiamo citato il progetto di Giancarlo De Carlo per la colletta di Castelbianco, che io chiamo come insieme simultaneità e lontananza. La grande intuizione, che è già stata detta, di questo borgo è stata quella di provare attraverso l'allora rete cablata, ormai per noi soprattutto dopo il lockdown non ha più senso neanche parlare di questo, ma provare a reinsediare un borgo nell'entroterra utilizzandolo parzialmente durante l'anno. E molti stranieri hanno acquisito degli immobili, qui vedete sulla sinistra il, come si dice, il prima e il dopo, questo solo per mostrare che è un intervento molto conservativo, nonostante sia stata attuata da Giancarlo De Carlo, che è stato uno dei grandi o dei più grandi esponenti poi del modernismo e della modernità. Però devo dire una cosa, questo intervento è stato condotto dal punto di vista delle politiche, no? Di cui anch'io vorrei sentir parlare dopo, è stato condotto come? Da un'unica impresa immobiliare che ha acquisito tutto il borgo, lo ha rimesso a posto e poi lo ha reimmesso sul mercato. Ecco, forse anche questo tipo di modello andrebbe superato a favore invece di interventi di singoli privati che volessero reinsediarsi. La stessa immagine di prima è stata scelta per la copertina di questo lavoro, come anche una guida agli interventi di recupero per il Parco Regionale del Begua, come anche una guida agli interventi di recupero per il Parco Nazionale delle Cinque Terre, a cui è seguito un altro approfondimento di cui vi parlerò. Cosa vuol dire dare indicazioni per una guida al recupero? Vuol dire prevalentemente come primo obiettivo aumentare la consapevolezza del valore degli oggetti, seppur semplici, che abbiamo di fronte, ma anche della possibilità di rinnovarli, recuperarli, migliorare il comfort abitativo senza necessariamente ricorrere alle tecnologie contemporanee. In questo caso dimostriamo che è possibile ricostruire un cantonale, cioè un angolo di pietra, che è la parte più importante della costruzione, utilizzando i materiali di scarto locali e ricorrendo a tecniche costruttive locali. E questa è l'opera rinnovata, cui mancava un pezzo portante e importante della costruzione, che si può lavorare sulle superfici con diversi gradi di intonacatura, a partire dalla protezione quasi una velatura. Quindi è possibile di nuovo, tornando a utilizzare materiali compatibili, materiali naturali quali gli intonaci a calce, che peraltro si utilizzano anche nella nuova costruzione, oppure lavorando su sistemi che necessitano di consolidamento, come le coperture, dove io devo inserire un tetto nuovo, però senza vedere quel, per chi gli ha detto ai lavori, che fossero in casa quei cordoli, cioè quelle dei travi di cemento armato, non soltanto brutte da vedere ma anche incompatibili dal punto di vista materiale, e quindi ottenendo le stesse prestazioni che si richiedono con delle modalità compatibili. Dopo la guida abbiamo avuto dei begli interventi nel Parco Regionale a Ventarola, di nuovo come era e come è stato recuperato. E poi ancora, visto che il tema è quello non solo della bioarchitettura, che significa ritornare a costruire con principi fortemente radicati al luogo e alla natura, ma anche della sostenibilità, non dobbiamo dimenticare che anche nell'architettura rurale si può parlare oggi di nuove tecnologie, di risparmio energetico, di risorse rinnovabili. Questo è uno studio sul Parco Nazionale delle Cinque Terre che mi è stato commissionato dalla segreteria del Ministero dei Beni Culturali, quanto di più lontano potrebbe sembrare dal mondo delle tecnologie rinnovabili. Perché? Perché la soprintendenza si trova oggi a dover approvare richieste di inserimenti di pannelli solari, fotovoltaici,
Eolico mi è stato chiesto di non parlare di eolico e quindi non ho approfondito questo tema. Quindi vuol dire che c'è una consapevolezza anche da parte dell'ente di tutela verso i bisogni e le necessità della società. Non è vero che la soprintendenza costituisce sempre un muro. E allora rinnovare in modo sostenibile vuol dire naturalmente cercare di evitare qualsiasi tipo di dispersione, noi diciamo dispersione termica, di infiltrazione, ma anche inserire impianti nuovi. Come isolare? Naturalmente queste sono delle sperimentazioni che abbiamo fatto, quasi dei divertissement. Possiamo isolare anche con degli intonaci cosiddetti naturali, ma il mondo della produzione oggi immette sul mercato degli cosiddetti termointonaci, cioè intonaci a base isolante ma con caratteristiche naturali. Ma anche e soprattutto nella ricostruzione, laddove non c'è più la materia costruita, qui siamo nell'edificio dell'Isola della Palmaria, perché non pensare anche a innovare? Ecco, questa cosa non ha fatto saltare sulla sedia la mia committente, cioè l'allora segretario regionale, che è rimasto piuttosto incuriosito, questa è solo una simulazione naturalmente, la ricostruzione di una copertura diciamo di tipo solare, che può scaldare acqua senza, diciamo, senza energia elettrica, oppure anche questa simulazione, perché non pensare di inserire dispositivi innovativi, pannelli fotovoltaico vetro-vetro, sugli elementi accessori invece che sui tetti di pietra ed ardesia, che dal mio punto di vista sono piuttosto incompatibili. Quindi abbiamo fatto tutto uno studio insieme, anche abbastanza interessante, apprezzato devo dire anche all'estero, su questo sito UNESCO, che è quello delle Cinque Terre e Isole, per la compatibilità delle fonti rinnovabili. Ho promesso che non mi sarei dilungata e quindi già lo sto facendo. Queste sono le ultime slide per mostrare un anti-intervento interessante di nuovo nel territorio ligure su un complesso che il Fondo per l'Ambiente Italiano aveva acquisito qualche anno fa e ha chiesto diciamo il nostro intervento negli studi preliminari. Un piccolissimo complesso che fino a qualche decina d'anni fa costituiva un presidio agricolo, ma che poi naturalmente come vedete da questa immagine è stato abbandonato con gravi forme di dissesto che necessitavano di ricostruzioni. Ovviamente siamo architetti, quindi vi mostro anche alcune immagini di addirittura con dei disegni fatti a mano. Naturalmente non vi tedio con tutti gli studi che sono stati fatti, ma vi mostro diciamo un progetto architettonico sopra e la situazione post diciamo restauro, consolidamento, rifacimento oggi, chiudendo con questa bella immagine. Non si tratta solo di riqualificare gli edifici, questo edificio per chi percorre il sentiero da Monterosso verso est è un presidio sul percorso, costituisce anche un punto di ristoro, ma come vedete anche un presidio nuovamente agricolo, non soltanto per la coltivazione di ulivi, non soltanto per la coltivazione di vigneti, ma anche per le nostre care api. Vi ringrazio per l'attenzione. Ma io ringrazio veramente la collega Giovanna Franco, perché chiaramente ogni operazione necessita di buone pratiche. Le buone pratiche sono quelle che poi sono necessarie agli uffici tecnici comunali, sono necessarie nel dialogo con i colleghi della soprintendenza, sono necessarie al mondo dei costruttori, di coloro che intervengono nei restauri, alle imprese edili. Noi abbiamo bisogno di buone pratiche, di buona conoscenza del territorio, ma abbiamo anche bisogno di buone leggi e di buone regole e di buone consapevolezze. L'esperienza diretta, io abito da 20 anni in un luogo che ha fatto vedere Francesco Faccini, che era abitato all'inizio del Novecento da quasi 200 persone, che è abitato oggi da 16 persone. Era un luogo completamente coltivato, interamente coltivato, non c'erano spazi non coltivati, anche quelli più angusti, anche quelli più infelici comunque erano oggetto di uno sfruttamento. È un luogo dove
rimangono due vigneti e tre olivetti gestiti. È un luogo dove però abita gente durante l'estate. Ecco, qui si inserisce un problema di consapevolezza, corretto utilizzo e dinamiche sociali. Il Covid ha portato a un ritorno, se vogliamo, nella campagna come luogo, o meglio, a un trasferimento di pratiche di socialità urbana in campagna. Noi dobbiamo anche tenere conto che la Liguria montana, la Liguria collinare ha le sue tradizioni, ha i suoi tempi, ha i suoi luoghi, ha i suoi modi, e quindi non basta riabitare la montagna trasferendo la socialità di Chiavari, di Sesti, di Rapallo, di Santa Margherita o di Imperia in un luogo un po' lontano. No, la rioccupazione, il riabitat della montagna necessita del recupero del territorio, lo faceva vedere Giovanna Franco, cioè abbiamo bisogno di buone leggi, di buone norme, di buone pratiche, ma anche di una consapevolezza che se tu decidi di rientrare, di tornare, beh, intanto lo puoi fare per lavorare, però hai bisogno di tecnologia, di innovazione, lo puoi fare gestendo o ricominciando a gestire la terra, però hai bisogno di buona imprenditoria, ce ne parlerà poi Gianluca Boeri della Coldiretti, hai bisogno comunque di un rapporto, se vogliamo, virtuoso, non solo con gli edifici, con i rustici. La cosa più brutta che si può sentire è: ho fatto restaurare un rustico e ci vado a passare la domenica. No, hai bisogno di un rapporto creativo, costruttivo con le abitazioni, con la materialità delle case che ci sono nella campagna e con tutto quello che c'è attorno, che non è la roba verde dove ogni tanto vedi degli animali girare, ma sono i boschi, la campagna, l'oliveto, il vigneto, le risorse, i sentieri, il paesaggio, i luoghi dove tu devi in qualche modo ricreare un sistema armonico di vitalità, di vita quotidiana. Per questo, Pierluigi, abbiamo bisogno essenzialmente di consapevolezza negli amministratori, e io credo che la rete che in qualche modo ANCI gestisce a livello nazionale può essere uno strumento di mediazione sulle consapevolezze tra le politiche nazionali, le politiche regionali e le politiche locali. E su questo ti vorrei chiedere un quadro generale, un quadro della situazione, le tue impressioni anche alla luce di un fatto, perché la collega Giovanna Franco ci ha presentato alcuni esempi di recupero. Tu in questo momento stai guidando, coordinando, partecipando al recupero di un borgo particolare, quindi sei ad esempio parte, ANCI è con te, parte molto attiva ad esempio nel recupero di Borgo Castello d'Andora. Ecco, in tutto questo il ruolo di ANCI e soprattutto appunto questa esigenza di trovare le buone pratiche ma anche le buone leggi e la buona amministrazione. Ma mi alzo anch'io, così almeno mi sento un po' più. Allora, intanto grazie all'università per questo invito molto gradito. Buonasera al sindaco, al vice sindaco, buonasera a tutti voi. Avete presente quando si dà un esame universitario, no? Io ne ho tre stasera ad interrogarmi. E di che livello? Quindi cercherò di non sfigurare. Cercherò di non sfigurare. Allora, ovviamente, siccome il tema è la speranza, oltre a dirvi qualcosa di quello che so, vi dico quello che spero, perché se vi dicessi quello che penso, potremmo andarcene a casa. Quello che spero è che si arrivi ad un coordinamento intelligente di tutte le opportunità che ci sono, perché le opportunità ci sono. Quello che avete visto fino adesso vi dà chiaramente l'idea che la nostra, probabilmente, io non voglio dire che sia la regione più bella d'Italia, ma insomma ha tante di quelle bellezze, tante di quelle ricchezze che non è pensabile lasciarle andare alla malora, e che quindi meritano un'attenzione
e un coordinamento politico-strategico che fino adesso non si è visto. Non si è visto. Le opportunità si chiamano oggi PNRR, da sempre FESR, PSR, FSE, sono tutte sigle di fondi, tanti fondi, che noi non abbiamo saputo ottimizzare. Sono state citate le aree interne, io sono il coordinatore di tutte le 8 aree interne liguri, coordinatore tecnico, perché giustamente poi il coordinamento politico non spetta a me, e in tutte queste situazioni non abbiamo ancora visto i risultati che dobbiamo raggiungere. Quando il professor Fabrizio Barca nel 2013 mi coinvolse nel grande progetto della strategia nazionale delle aree interne, io non avevo ancora la confidenza per dirgli quello che gli avrei detto poi dopo un po', e cioè: caro Fabrizio, grandissimo progetto, però non lo possiamo caricare di difficoltà burocratiche. Forse arriva un po' tardi rispetto allo spopolamento che abbiamo subito, perché negli anni 70, 80 tutto il nostro entroterra è stato per lo più abbandonato. Avete visto quel dato che prima il professor Faccini ci ha mostrato? La Liguria è la prima regione d'Italia per borghi abbandonati. Questo è un delitto. Però vi ho citato una serie di opportunità. Che cosa si può fare con queste? Vediamole brevemente e proviamo a metterle in fila. Considerando che la regione ha il ruolo fondamentale di legislazione e di programmazione, la regione non dovrebbe svolgere il ruolo di gestione come alle volte ci si trova invece a vedere, deve svolgere il ruolo di legislazione e di programmazione. La legislazione già di per sé è difficile perché le normative nazionali sono spesso farraginose e talvolta contraddittorie tra loro, e quindi bisognerebbe che la legislazione regionale tendesse a semplificarle ed applicarle sul territorio. La programmazione vuol dire proprio tutto quello che abbiamo visto fino adesso e che finora, a prescindere dai colori politici che hanno amministrato la Regione Liguria dal 1970 ad oggi, non ha ancora dato i frutti che dovrebbe. E quindi speriamo che ora, visto che andremo anche a votare per le elezioni regionali, venga il momento in cui ci sia un cambio di passo. Allora, il PNRR oggi è molto citato. Noi abbiamo moltissimi comuni liguri, i comuni liguri sono 234. Di questi 234, 184 sono piccoli comuni, cioè sotto i 5.000 abitanti. Di questi 184, 99 sono sotto i 1.000 abitanti e di questi 48 sono sotto i 500 abitanti. Questo vi dà un attimino anche il quadro di quella che è la nostra regione dal punto di vista della conurbazione comunale. I comuni si sentono spesso soli, hanno subito in questi anni, dal 2004 in poi e soprattutto dal 2011 in poi, una serie di tagli lineari che ne hanno depotenziato le capacità tecniche, perché nonostante i sacrifici di molti sindaci che veramente ce la mettono tutta ma si trovano spesso soli anche dal punto di vista della struttura comunale, hanno pochi dipendenti. Questi dipendenti sono invecchiati perché per un decennio non ci sono state assunzioni, e questo ha provocato anche uno scoramento in questi professionisti, i quali si sono trovati a gestire la situazione spesso in solitudine. I comuni sono 234 in Liguria, di questi, come ha detto in principio il professor Benente, ce ne sono un certo numero costiero, mi pare siano 48-50, tutti gli altri sono dell'entroterra, perché qui da noi, passata la via Aurelia, ci togliamo i sandali e ci mettiamo gli scarponcini, no? Ecco, quindi si comincia a salire. Allora, questi comuni hanno usato le opportunità, sì, in parte, qualche volta
con scarso risultato, qualche volta con pregevoli risultati, qualcheduno l'avete visto nelle slide che mi hanno preceduto. Hanno usato molto il PSR, che è il piano di sviluppo rurale, poi il presidente di Coldiretti ci dirà qualcosa di più, però sempre con una grande difficoltà nell'applicazione. Molte volte si è stati costretti a restituire i fondi. Questa è una cosa molto grave che non dovrebbe mai succedere. Il Fondo Sociale Europeo adesso ha uno sviluppo di inclusione sociale. Noi abbiamo bisogno di includere. Abbiamo bisogno di includere chi? Abbiamo bisogno di includere tutti coloro che hanno difficoltà, disagio sociale, anche coloro che vengono a vivere qui da noi, che non sono così tanti come si pensa, e soprattutto non sono di quelle nazionalità in cui di cui si pensa, perché per esempio le due popolazioni etniche straniere maggiori in Liguria sono i romeni e gli albanesi. Questo magari non tutti lo sanno, e molti di questi vanno nell'entroterra, accettano la sfida dell'entroterra. Il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è quello che ci deve dare l'opportunità dell'efficientamento energetico. Ne abbiamo parlato poc'anzi. Un efficientamento energetico che non può essere soltanto la ristrutturazione degli edifici, ma deve essere uno sviluppo anche esterno, come è stato poc'anzi ben rappresentato. Poi abbiamo il PNRR, che è arrivato recentemente. Con il PNRR, prima citava il professor Benente, abbiamo alcuni comuni che hanno avuto importanti finanziamenti. Il comune di Andorra, per esempio, ha avuto 20 milioni per il rilancio di un'area del suo territorio, Borgo Castello, ma altri 9 comuni hanno avuto una cifra più piccola per una serie di recuperi, di rigenerazione urbana, come viene chiamata oggi. Oltre a questi abbiamo poi tutta una serie di altri finanziamenti, per esempio i fondi del FOSMIT sono dedicati ai piccoli comuni, e qui bisogna far capire agli amministratori che non va bene ottenere il finanziamento a pioggia che poi tu utilizzi per comprare il pulmino piuttosto che un macchinario, piuttosto che un'altra cosa, che mi rendo conto che ne hai bisogno, ma se non c'è un progetto di sviluppo, questi soldi vengono spesi e poi siamo di nuovo da capo. Di questa situazione, siamo nel 2024, viene da dire, ma che speranze ci sono? È sempre stato così? Non ci sono altri strumenti? Beh, in passato c'erano altri strumenti, le comunità montane aiutavano l'entroterra, i parchi, li abbiamo visti in molte delle slide che abbiamo visto stasera, hanno una loro funzione molto importante. Le comunità montane non esistono più perché dal 2011 la Regione Liguria forse improvvidamente le ha cancellate con una legge. Non tutte le regioni lo hanno fatto, per esempio in Lombardia ci sono ancora le comunità montane, talvolta funzionano, talvolta no, dipende sempre dalle persone che le vogliono o non le vogliono far funzionare. Questi strumenti messi insieme, come vedete, sono tanti. Bisogna metterli in ordine, bisogna costringere l'amministrazione territoriale, la politica, l'avete citata più volte, questa fantomatica politica che forse oggi non percepiamo più, tant'è vero che la gente poi fa fatica anche ad andare a votare, costringere la politica a utilizzare questi strumenti nella maniera più efficace. Cosa fa ANCI? Beh, ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni, poi qui in Liguria è una cosa un po' particolare perché ha unificato anche tutte le associazioni che esistevano, esisteva anche per esempio l'Unione delle Province che è dentro ANCI, esisteva anche la Lega dei Comuni Socialisti che poi diventò Lega delle Autonomie, ora si chiama ALI, abbiamo celebrato proprio ieri a Roma il congresso nazionale, dentro ANCI anche questo, gestisce il Consiglio delle Autonomie Locali che è il CAL. Tutti questi strumenti coordinati possono portarci laddove voi
avete indicato come speranza, perché dobbiamo tornare alla speranza, dobbiamo avere fiducia di riuscire a raggiungere questi obiettivi. Potremo ripopolare l'entroterra? Questo non lo so, perché in alcune situazioni abbiamo avuto veramente uno spopolamento pesante. Noi abbiamo dei comuni ormai piccolissimi, dei comuni dove dovrebbero capire che quantomeno, se non vogliono fondersi, devono gestire insieme i servizi in maniera associata. In Francia hanno 36.000 comuni, non hanno mai parlato di fusioni, non gli viene manco in mente. Ma i comuni francesi per il 97% fanno parte di intercomunalité. Che cosa sono? Sono delle strutture in cui i comuni si sono messi insieme, dove rimane il sindaco, il consiglio comunale, il gonfalone di ogni comune, ma i servizi sono gestiti dall'intercomunalité. Qui ci abbiamo provato con le unioni di comuni, non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché la legge del Rio del 2014, che è stata tanto criticata, la 56-2014, è una norma che è stata lasciata in mezzo al guado. E quando sei in mezzo al guado e non riesci ad arrivare dall'altra parte della riva, finisce che vieni travolto dall'acqua alla prima inondazione. Così è stato, le unioni di comuni non hanno funzionato. Però una soluzione va trovata. Abbiamo vissuto il Covid è stato un'esperienza terribile, un'esperienza che ha abbassato anche la popolazione, andate a vedere i dati Istat, questo con buona pace di coloro che ritengono che il Covid sia stata una barzelletta, e con lo spopolamento derivante anche da quel fenomeno noi abbiamo avuto un ulteriore indebolimento dell'entroterra. Però, dice il professor Benente, giustamente, perché è vero, molte persone proprio dopo quell'esperienza hanno deciso di andare a vivere nell'entroterra, ma gli devi dare dei servizi. Qui veniamo alle aree interne e così chiudo. Una famiglia, un'impresa, una singola persona, perché dovrebbe andare a vivere nell'entroterra se non ha quei servizi essenziali che sono sociosanitari, istruzione, trasporto? Sono i tre pilastri delle aree interne, e tutti questi pilastri devono essere legati da una cosa che oggi è imprescindibile: la banda larga, la banda ultralarga, la cablatura, chiamatela come volete, insomma internet, perché diversamente non ci lavori nell'entroterra, non ce la fai. E allora nel 2014 è stata lanciata la BUL, banda ultralarga. Lo Stato ci ha messo un sacco di soldi. Sono passati 10 anni, nemmeno la metà dei comuni sono dotati in maniera definitiva di questo servizio. E qui vedi che la speranza mi viene un po' meno. Perché dovrei andare a vivere nell'entroterra se non ho gli strumenti essenziali per me, per la mia famiglia o per la mia impresa? Ci riusciremo, perché la speranza non ci deve mai abbandonare, no? Quindi lo diceva anche San Paolo, quindi insomma. Però ci vuole un impegno diverso della politica. Vengo, professoressa Franco, nel suo Carugio, quando prima ha detto mi piacerebbe sentire. Io queste cose ce le ho ben chiare, gliele dico. Speriamo che la politica ligure e nazionale, perché da soli non possiamo, nonostante tutte le autonomie di cui vogliamo vantarci e norme varie, non possiamo da soli riuscire a raggiungere questo obiettivo. Ultima parola per Andorra, perché giustamente Fabrizio l'ha detto prima, stiamo facendo uno sforzo molto importante, lo stiamo facendo insieme all'università, così come insieme all'università vogliamo portare avanti tutte le cose che ho detto prima. Ad Andorra c'è veramente un grande progetto, un progetto che dovrà far diventare Borgo Castello un luogo di attrazione. Un luogo di attrazione non solo per i liguri, evidentemente, ma per tutti, quindi a livello italiano e anche internazionale. Per fare questo l'archeologia sta svolgendo un lavoro straordinariamente importante, stanno venendo fuori delle cose veramente belle, interessanti. Dobbiamo però, oltre a studiare il passato, provare a proporre un futuro con le tecnologie che oggi ci sono e che ci consentono e che consentono alla gente non solo di andarci a vivere, ma anche di andarla a visitare. È un'esperienza unica, ce ne sono 20 in Italia, unica in Liguria evidentemente, dove il PNRR ha messo una cifra veramente importante e dove proviamo tutti insieme, università, ANCI, comuni
e tutti i soggetti che se ne occupano a raggiungere questo obiettivo. Grazie. Io ringrazio Pierluigi Vinay perché ha portato quel contributo che poi tutto sommato attendevamo, no? Cioè il ragionamento tra il mondo dei saperi e il mondo dei decisori politici e il mondo delle scelte politiche, che è fondamentale, che è basato e che deve essere basato su un aspetto, consapevolezza e conoscenza. Io oggi sul Secolo scrivo molto tranquillamente che chiunque degli interlocutori politici che stanno mettendosi a confronto nel confronto elettorale per Regione Liguria dovrebbe, per prima cosa, se non conosce perfettamente i territori, cominciare ad ascoltarli, ma da subito. Ascoltare i sindaci, ascoltare i rappresentanti, ascoltare il mondo dei saperi, il terzo settore, il mondo della produzione, la Coldiretti, ascoltare, comprendere, condividere e comprendere il concetto di co-leadership, cioè del progettare insieme le cose, bottom up e non in altre vie. Forse c'è un altro aspetto importante che dobbiamo tenere in considerazione. La potenzialità di un territorio come la Liguria necessita, per le sue caratteristiche, che noi ce ne prendiamo cura. Quindi c'è anche un aspetto, se volete, affettivo, emotivo, emozionale, di radicamento, direi quasi patrimoniale dal punto di vista identitario, anche se non mi piace usare il termine identitario, perché io ritengo che le identità sono una continua negoziazione nel tempo, si rinnovano nel tempo. Ecco, questo forse dobbiamo capire. E c'è un altro aspetto, no? Giustamente, quando si applicano le politiche, si applicano sui territori amministrati. Ci sono i sindaci, ci sono le confinazioni, ma da un punto di vista geologico, architettonico, culturale, i confini amministrativi dei comuni non coincidono con i confini culturali, per cui dovremmo cominciare a ragionare su un qualcosa di diverso, che noi chiamiamo metaterritori, metaterritori verdi, green metadomain, cioè quei territori che sono uniti, che possono essere un comprensorio vallivo, più comprensori marittimi, dove quelle scelte che tu indicavi, cioè mettere a sistema i servizi, diventa fondamentale nel momento in cui le comunità insediate hanno le stesse tradizioni, la stessa cultura, la stessa potenzialità di valorizzazione, le stesse esigenze, forse anche le stesse esigenze dal punto di vista semplicemente della mobilità o delle risorse innovative. Ecco, forse dobbiamo cominciare a ragionare che le confinazioni amministrative, che ci vanno molto bene nel mondo politico perché ci consentono di eleggere i sindaci, i consiglieri comunali, eccetera, eccetera, non corrispondono alle caratteristiche sociali, culturali, patrimoniali, storiche e geomorfologiche dei territori. E allora li dobbiamo vedere un po' diversamente, un po' più ampi, e magari cominciare a ragionare su leggi che tengano in considerazione queste caratteristiche. Forse è la sfida che nel prossimo quinquennio qualcuno si metterà sulle spalle, e la speranza si risolve proprio in questo. La speranza si risolve nel mettersi sulle spalle le sfide e provare ad affrontarle. Non a caso, citavo stamattina sul Secolo e continuo a citare la Liguria dei sindaci, che è un paradigma, cioè la Liguria degli amministratori locali, come il sistema migliore di dialogo coi territori, col mondo dei saperi, col mondo della produzione e col mondo dei decisori politici, cioè di coloro che fanno le leggi, regionali in questo caso, ma anche nazionali. Bene, direi che la prima parte di questo talk direi è conclusa, però se c'è una domanda, se ci sono delle domande, ci può essere un piccolo spazio question time, perché Francesco Faccini, Pierluigi Vinay e Giovanna Franco hanno messo sul tavolo argomenti, problemi e temi non da poco. Quindi sono le 22:40, abbiamo una relazione, un talk dopo, ma qualche minuto di question time, se volete, c'è, e se qualcuno ha domande, approfondimenti, siamo disponibili, direi.